sono in tre al comando, Insaquirini, Sausti, lo spagnolo, Nielsen, il danese, Mollema, l'olandese. Hanno un vantaggio di 29 secondi, vanno al traguardo, mancano 3,5 km. Direi di sì a occhio e croce. Alessandro. Direi proprio di sì, perché dietro c'è un blocco delle tre squadre, dei tre compagni di squadra che sono appunto davanti, e quindi il rientro sta tutto quanto nel francese e nel polacco della Bora. Penso che ormai sta a tre, mancano poco meno di 3,5 km. Per me il favorito, come diceva Gianni Savio, è Nielsen, secondo direi Izaguirre e terzo Mollema, a meno che non si dà chissà che grande cosa. Grande passista, ma in volata non è che abbia mai vinto molto. Gianni Savio, insomma, avevi ipotizzato un attacco degli uomini delle tre squadre che hanno il doppio corridore, cosa puntualmente avvenuta. Un uomo dell'Astana, un uomo del team Segafredo, un uomo della team Bahrain Merida. E così il ciclismo è anche uno sport di facile lettura, se vogliamo. Sicuramente era prevedibile che avrebbero attaccato ed era prevedibile che un uomo Astana tra i due veloci sarebbe entrato sugli attaccanti. Così è stato. Ora credo che mancano meno di 3 km all'arrivo, credo che proprio non vengano più ripresi, anche perché Maika aveva svolto un lavoro notevole, un dispendio di energie grande precedentemente, e poi da solo comunque, anche se si mettesse a inseguire, sarebbe poi superato nel finale. Al comando Mollema, l'olandese, in seconda posizione Insaquirini, Sausti, il basco che non mollerà mai anche se è sfavorito rispetto al danese Nielsen, l'uomo della Astana, quello che ha il maggiore spunto in volata. Mancano 2,3 km alla conclusione, siamo a Carcassonne, una delle più belle città della Francia, interamente cinta da un cordone murario assolutamente fantastico. Prova lo scatto Mollema, lo rincorre immediatamente Insaquirini, Sausti, in terza posizione la maglia azzurra dell'Astana del corridore danese Nielsen. Mancano 2 km alla conclusione, Alessandro Ballan e Gianni Savio hanno già fatto il loro pronostico, io però spererei nel successo del compagno di squadra di Vincenzo Nibali, vale a dire Insaquirini, Sausti. Magari in salita sarebbe andato meglio che non in pianura, però insomma per la Bahrain Merida ci vorrebbe un successo per così finire al meglio un Tour de France particolarmente sfortunato. Prima Alessandro e poi Gianni Savio, quando mancano 1,6 km alla conclusione. Ma è logico che il team Astana ha vinto ieri e ha il corridore favorito davanti anche oggi, quindi darà il tutto per vincere. È logico che il Bahrain è una squadra quasi italiana, diciamo che ha molti corridori italiani, il personale è molto italiano, quindi facciamo il tifo per Izaguirre. Un appunto, prova lo scatto Insaquirini, Sausti, cerca di involarsi ma subito lo stop da parte di Nielsen, il danese, ha perso leggermente contatto a Mollema, si volta Insaquirini, Sausti, il primo scatto è stato stoppato, è stato francobollato da Nielsen che non ha perso tempo, adesso Nielsen si porta sul margine sinistro della carreggiata, sempre Insaquirini, Sausti al comando, in seconda posizione Nielsen, in terza posizione Mollema, striscione dell'ultimo chilometro, la Flamme Rouge, i tre si guardano, sembra veramente una volata su pista, ancora nessuno ha lanciato la volata, d'altra parte mancano 900 metri alla conclusione, in prima posizione il danese Nielsen, in seconda posizione l'olandese Mollema, in maglia bianca e maglia rossa l'uomo della Bahrain Merida, il basco Insaquirini, Sausti, e il danese Nielsen in prima posizione si volta per controllare i suoi avversari, si volta anche Insaquirini, Sausti, per vedere se il gruppettino degli altri attaccanti si sta ravvicinando. Prova adesso Mollema a lanciare la volata, ma ancora non sono partiti e mancano 700 metri alla conclusione. Curva a sinistra, poi curva a destra. Insaquirini, Sausti ha perso anche il numero dorsale, ma lo si riconosce e dalla faccia e dal numero che ha sulla bicicletta. Al comando Nielsen, in seconda posizione Mollema, in terza posizione Insaquirini, Sausti. Il corridore basco che continua a voltarsi, cerca ancora Mollema
di trovare lo spunto per mettersi dietro il danese Nielsen, che è in questo momento l'uomo più avanzato del terzetto. Nielsen, Mølema e Insaguirre Insausti. Parte Insaguirre Insausti, ma parte anche Mølema. Grande volata, volata di Nielsen che affianca alla corda Insaguirre Insausti. Mølema in terza posizione e ancora il danese Nielsen, il danese Nielsen, il danese Nielsen va a vincere. Il danese Nielsen in seconda posizione, Insaguirre Insausti in terza posizione, Mølema. Ha vinto dunque il danese, sentirete la radiocronaca entusiasta, entusiasmante del mio collega danese che ha visto vincere il numero 126, il danese Nielsen. Arriva poi l'altro danese Valgren Andersen per la quarta posizione con un ritardo di 25 secondi. Gianni Savio, tutto scritto. Valgren Nielsen non ha lasciato speranze a Insaguirre Insausti, mentre Pozzovivo sprinta e ottiene il sesto posto. Mi pare sia arrivato sesto Domenico Pozzovivo. Vai pure Gianni, sì, Savio. La Stana ha corso bene, aveva d'altronde i due uomini più veloci, ha saputo quindi gestire bene il finale e si è meritata questo successo. Spiace per Insaguirre Insausti, ma d'altra parte in volata il danese era superiore rispetto al corridore basco. Vittoria facile, almeno due macchine di vantaggio, ha vinto a braccia alzate il danese Nielsen, è il secondo successo consecutivo. Ieri ha vinto lo spagnolo Fraile, sempre della Astana. Oggi ha vinto il danese del Nielsen, sempre della Astana. A questo punto due vittorie del colombiano Gaviria, tre vittorie di Peter Sagan, una vittoria di Dani Martin, due vittorie dell'olandese Groenewegen, una vittoria del tedesco Degenkolb, una vittoria del francese Alaphilippe, due vittorie dell'inglese Geraint Thomas, una vittoria dello spagnolo Fraile, una vittoria del danese Nielsen. Vincono tutti escluso gli italiani. Alessandro Ballani. Purtroppo sì, lo stavo dicendo io, e diciamo che il ciclismo italiano, a parte Vincenzo Nibali che aveva qui il proprio leader, doveva fare la classifica, è più dedicato a lavoro sporco, quindi a fare i gregari, quindi diciamo che i pochi corridori italiani che sono presenti al tour hanno ben altri ruoli che andare a vincere la tappa. Questo è un peccato, perché diciamo che a ciclismo italiano ormai penso manca anche la tappa del Tour de France, manca da parecchi anni.